Bene, amici telefono.net, Motorola MB525 o anche DeFi, se lo vogliamo chiamare col suo nome europeo e mondiale. Eccolo qua, un telefono, come vedete, full touchscreen, molto molto compatto, pur avendo un display molto grande, 3,7 pollici, 480x854 pixel. Ma vediamo la dotazione, cavo USB, micro USB, caricabatterie con uscita USB universale, qua la cuffia auricolare stereo, fattura abbastanza buona e jack standard, eccolo qua, da 3,5, un po' di manuali per quanto riguarda la sicurezza e la garanzia, batteria da 1540 mAh. Buona l'autonomia di questo telefono grazie anche alla personalizzazione di Motorola per quanto riguarda la gestione dell'energia. Vanno per la SIM card, micro SD da 2 GB di serie. Qua, come vediamo, c'è tutta una guarnizione attorno al vano batteria perché il telefono è anche impermeabile. È IP67, per chi non si intende di sigle, vi dico che IP67 vuol dire che è assolutamente protetto dalla polvere, quindi protezione totale dalla polvere, e una protezione contro l'immersione in acqua per 30 minuti a un metro di profondità. Quindi anche queste brugole che troviamo tutto intorno alla scocca servono per tenere più serrato il telefono per evitare che entri l'acqua. Quindi una caratteristica, forse la caratteristica più interessante di questo telefono, che, come dicevo prima, mantiene un display molto grande in dimensioni compatte, 59, 107, 13,4 mm per un peso di soli 118 grammi. Android 2.1 sarà aggiornato alla 2.2, questa è la promessa di Motorola che abbiamo visto sul suo sito web. 4 pulsanti touch in basso, lato sinistro con lo sportellino ovviamente a chiusura per garantire l'ermeticità della micro USB. C'è un foglietto dentro la confezione che dice che il produttore non si assume responsabilità di eventuali infiltrazioni d'acqua nel caso siano rimaste aperte le varie protezioni. Lato destro con i pulsanti per il volume, sopra sempre protetto il jack per le cuffie e il pulsante di accensione blocco del telefono e null'altro. Posteriormente la cam da 5 megapixel con flash LED, poi ne vedremo le prestazioni. Accendiamo il telefono, lo sblocchiamo, interfaccia Moto Blur, ovviamente 7 le schermate home personalizzabili e i widget, anche qua divisi tra classici widget Android e quelli di Motorola, che vi ricordo anche in questo caso sono personalizzabili per quanto riguarda la dimensione. Lo possiamo tranquillamente ridimensionare il widget, come vedete lui si autoregola per quanto riguarda il contenuto. Entriamo nel menu principale, scusate, eccoci qua, menu principale abbastanza fluido, il processore di questo 525 è un 800 MHz, vetro Gorilla Glass, quindi un telefono corazzato anche per quanto riguarda il vetro, e Moto Blur. Moto Blur è un po', tra virgolette, un incompiuto di Motorola. L'idea era molto bella, quando è stato presentato il primo Moto Blur, se non sbaglio era il backflip, era un'idea che ci aveva entusiasmato, riunire in un unico luogo accessibile anche da web tutti i vari account, mail, Twitter, Facebook, eccetera eccetera. L'idea era molto bella, purtroppo non è stata portata avanti, non è stata sviluppata, quindi siamo rimasti ancora con delle funzionalità un pochino limitate, soprattutto per quanto riguarda Facebook e Twitter, e sono state superate per esempio dalle applicazioni che i vari produttori hanno sviluppato. Per esempio l'applicazione Facebook è fatta decisamente meglio rispetto alla stessa applicazione di Moto Blur. Purtroppo però, avendo Moto Blur, questo telefono non si sincronizza con i contatti Facebook dell'applicazione, ma bisogna comunque installare l'account di Facebook su Moto Blur. Forse è più facile da farlo che non spiegarlo. Comunque il telefono, premetto, mi è piaciuto tantissimo,
proprio per le dimensioni compatte, vi faccio vedere intanto il browser, e il display molto grande. Andiamo su telefonino.net, ecco qua, vi faccio vedere come il display sia valido, funziona molto bene anche il pinch to zoom e ovviamente l'accelerometro. Ora siamo sotto wifi, ma anche sotto copertura HSPA il telefono è altrettanto veloce. È presente il flash player in versione light, quindi non tutti i siti in flash vengono visualizzati, diciamo che la maggior parte noi siamo riusciti ad aprirli. Quindi navigazione web senza problemi e il display un pochino più grande del normale, perché è un 480x854 pixel, migliora anche la visibilità un po' in tutti i settori del telefono. Torniamo al menu, vediamo le altre funzionalità. Andiamo per esempio alla multimedialità con una fotocamera che ci regala scatti buoni, 5 megapixel. Abbiamo anche l'autofocus. Qui ovviamente abbiamo tutte le possibilità, in questo caso metto la funzionalità macro. Ecco qua, messa a fuoco e scatto della foto. Scatto ovviamente geotaggato, condivisione oppure tutte le varie opzioni che ormai sono standard per gli Android. Entriamo nel rullino, vi faccio vedere per esempio queste foto che abbiamo scattato e devo dire che la fotocamera ha una qualità buona. Passando invece alla videocamera, torniamo indietro, vi faccio vedere subito i risultati. Entro in galleria, ecco qua i video. Premetto che legge tranquillamente i DVX, questo è un filmato DVX e viene tranquillamente letto, anche la ricerca è piuttosto veloce come potete vedere. I video dal telefono invece vengono girati a risoluzione VGA, quindi una risoluzione un po' bassa per una camera a 5 megapixel. Nella pagina della prova trovate anche questo esempio visto in grande. La qualità, ripetiamo, non è male, ma la risoluzione è solamente una risoluzione VGA. Rimanendo sempre alla multimedialità, vi faccio vedere la parte della musica. Parte della musica molto interessante, perché oltre a poter ascoltare i propri brani, adesso ve lo faccio sentire, Bublé. E vi dico, il volume ci ha stupiti, perché è davvero un volume molto alto, oltre ad avere un'ottima qualità proprio di riproduzione. La parte musicale si compone della radio FM e delle radio internet, e c'è anche la possibilità di cercare video musicali su YouTube piuttosto che in altre piattaforme. Inserendo artista e titolo, il telefono ci restituisce tutti i video di YouTube di quell'artista e oppure di quel titolo. Interessante sia la community wiki e anche questo programma inserito di serie nel telefono, che è una sorta di Shazam, trova il titolo e l'artista in base alla musica che sta riproducendo nell'ambiente in quel momento. Vediamo gli altri programmi pre-installati. Abbiamo, scusate, strascichi dell'influenza, il DLNA, che consente di usare il telefono come server o come player di contenuti multimediali, funziona abbastanza bene, non abbiamo avuto grossi problemi. Continuando la disamina dei programmi, andiamo nelle email che passano sempre da Motoblur per quanto riguarda l'account, quindi c'è un client mail che passa da Motoblur. Il problema delle mail è il fatto che non c'è il pinch to zoom nel client, e soprattutto che i link, come vedete in questo caso, non sono cliccabili, quindi il telefono non riconosce i link. Questo mi è capitato su più mail. Le mail HTML invece vengono visualizzate benissimo
E lì i link sì, sono selezionabili, non capiamo come mai questa cosa. Comunque le mail funzionano bene in push e anche le cartelle IMAP vengono sincronizzate tranquillamente senza nessun tipo di problema. È presente la gestione integrata dei messaggi, ovvero in un unico click, in un'unica applicazione troviamo i messaggi SMS, i messaggi mail, i messaggi che ci arrivano su Twitter o su Facebook, e questa è una cosa davvero molto molto comoda. Per esempio, se vado in posta universale vedo tutta la mia messaggistica riunita in un'unica lista. Entriamo negli SMS, visto che ci è arrivato un SMS da 3, ovviamente sono in stile chat i messaggi. In questo caso non riusciamo a rispondere perché ovviamente chi ce l'ha mandato non è un indirizzo numerico, quindi non riusciamo a rispondere a Cinema 3, il telefono non lo riconosce. E inseriamo il nostro messaggio. Parliamo delle tastiere, in questo caso ho installato una tastiera mia, mi trovo comodo, ma di serie il telefono ha la swipe e la tastiera multitouch. Apriamo una delle tastiere di serie, eccolo qua. Sensibilità del touch ovviamente capacitivo abbastanza buona, non abbiamo avuto particolari problemi, come vedete è anche abbastanza veloce, a volte qualche piccolo impuntamento ma dovuto probabilmente al processore da 800 MHz, nulla di preoccupante. Comodo il fatto di potersi spostare nella pagina, nel testo. Vedete, si zooma la parte di testo che ci interessa, e anche in orizzontale ovviamente nessun problema di scrittura. Torniamo indietro, annulliamo il messaggio, torniamo alla home page. Volevo farvi vedere le impostazioni perché Motorola modifica di molto anche le impostazioni, la pagina delle impostazioni di Android. Per esempio, gestione batteria. Io in questo caso ho la modalità prestazioni, però se inseriamo la modalità intelligente il telefono cambia la gestione sia delle connessioni sia di altri piccoli accorgimenti. Qua sono le opzioni personalizzabili, e la batteria in questa modalità ci è durata più del canonico giorno e mezzo, giorno scarso che riusciamo a fare con quasi tutti gli Android, ma siamo arrivati quasi a 2 giorni, diciamo un giorno e mezzo pieno di uso intenso, quindi una batteria e una gestione batteria da applaudire. Anche la gestione dei dati, come vedete, è personalizzabile per chi vuole risparmiare dati, magari per chi ha piani a consumo. E vi faccio vedere anche le info sul telefono con la versione Android installata, ripeto, assolutamente aggiornabile. Chiamata, chiamiamo il 139, e qua devo dire che abbiamo avuto delle grandissime sorprese, delle grandissime soddisfazioni da questo 525. La prima è dal volume delle chiamate, anche in via voce, come avete sentito, altissimo e assolutamente comprensibile anche in auto a medie velocità. Ma soprattutto la ricezione, è stato l'unico telefono da me testato che al piano meno 4 della rimessa interrata è riuscito ad agganciare il segnale TIM. Quando sono sceso nell'ascensore mi sono davvero stupito, ho visto il segnale TIM, ho detto no, sarà finto, ho provato a chiamare e sono riuscito a telefonare, unico telefono col quale mi è capitata questa cosa, quindi assolutamente da promuovere la ricezione e la parte telefonica di questo 525. Per il resto, nel software di serie, compreso Quick Office, compreso Portale Telefoni, un ottimo programma che ci consente di gestire il telefono dal computer, se siamo collegati sotto Wi-Fi o col cavetto micro USB. Cosa manca? Manca un registratore vocale, ma su Android si trovano milioni di programmi per fare registrazione vocale, telefono che può funzionare come hotspot 3G e ovviamente grazie ad Android come navigatore satellitare.
Un telefono che personalmente mi è piaciuto davvero tanto, l'ho apprezzato soprattutto andando questi giorni su alcuni cantieri, mani sporche, magari telefono che deve essere utilizzato in condizioni all'aperto di pioggia piuttosto che di grandi polveri, non ha battuto ciglio. Tornati a casa, l'abbiamo messo sotto il rubinetto, l'abbiamo lavato e eccolo qua, il nostro 525 come nuovo. Quindi un telefono che funziona bene con questo Plus, devo dire che non è poco, soprattutto per la parte telefonica, davvero da 10 e lode. Per telefonia.net, Andrea Galeazzi.